cioè non dimentichiamoci il terremoto e parliamone sempre. Adesso dopo il concerto di Teniamo Botta, la partita nazionale del tempo. Sì, passando attraverso l'operazione Rock No War alla scuola materna di Ledolla, arrivando anche appunto alla partita nazionale cantante qui a Carpi, il 1 novembre. Ci saranno un sacco di amici, ti posso garantire, personaggi importantissimi che hanno già dato l'ok, e questo mi fa piacere, perché proprio non solo abbiamo bisogno di risorse che sono importantissime, ma abbiamo bisogno di tenere alta l'attenzione, perché avevo l'impressione qualche tempo fa, adesso ne ho la conferma, che la gente si sia proprio dimenticata della nostra tragedia fuori dall'Emilia, fuori dalla nostra zona. Invece noi lo sappiamo benissimo che abbiamo ancora molte, molte disagi, e quindi questa partita serve anche a dire a tutta l'Italia: guardate che noi avremo bisogno di anni di aiuti, non solo di poche settimane. Avremo tempo di parlare da qui al 1 novembre, però qualche anticipazione sulle squadre in campo? Beh, al di là della nazionale cantante al completo, ho fatto una serie di telefonate a grandissimi calciatori di Serie A, a importantissimi personaggi dello spettacolo, mi hanno già detto tutti di sì. Giocheremo contro il Teniamo Botta Team, che è una squadra dove Radio Bruno, con il suo ormai slogan storico Teniamo Botta, sta formando, ed è una squadra che appunto giocherà contro dei grandissimi campioni che siamo noi. No, ma soprattutto è una squadra formata, il Teniamo Botta, da Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, tutti quelli che si sono impegnati per far sì che il nostro territorio potesse ripartire alla grande, potesse essere sereno, ma soprattutto anche giocheranno persone che hanno vissuto dentro le tende, che sono stati i primi a dover tenere botta. E diciamolo chiaramente, non ci saranno biglietti online. No, pagherà mia moglie, pagherai tu, pagherà mia madre, chiunque, i giornalisti, chiunque, noi stessi pagheremo. Biglietto a un prezzo popolare, quindi però tutti abbiamo il dovere di impegnarci, quindi è inutile andare, mi dai, no, ci diamo tutti quanti un impegno, che vuole di comprare il biglietto, far sì che lo stadio sia pieno e sentirci tutti responsabili e consapevoli di aver fatto una roba importante per il nostro territorio.